ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sindaco, l'emergenza sta piano piano rientrando, si contano tanti danni. Sì, sono state davvero ore difficilissime ieri con l'esondazione del Genica e di altri fossi in giro per la città, e poi la notte è passata a guardare il fiume Foglia, perché per fortuna il fiume Aretto è stata gestita bene alla diga di Mercatale, e altrimenti avremmo avuto danni ulteriori. Non ci sono danni a persone, questo è un sospiro di sollievo che tiriamo, le previsioni stanno migliorando, però abbiamo una marea di danni, danni pubblici a strade, frane, smottamenti, a edifici pubblici, a impianti sportivi, e poi tanti danni anche ai privati, perché dove è entrata l'acqua ha fatto danni, garage, cantine, appartamenti al piano terra, negozi, fabbriche, e quindi davvero la conta dei danni è tanta. Per questo abbiamo chiesto lo stato d'emergenza, e oggi mi sono sentito sia col presidente Acquaroli che con il presidente Bonaccini, perché tutta la provincia di Pesaro Urbino ha bisogno di aiuto, perché questa volta da soli non ce la facciamo. Domani riaprono le scuole perché il tempo è migliorato, le previsioni sono migliorate, e la protezione civile ha passato l'area di Pesaro Urbino da zona arancione a zona gialla, e quindi domani le scuole sono di nuovo aperte, e abbiamo fatto bene a chiuderle in questi due giorni, soprattutto ieri, perché immaginate se ci fossero state le scuole aperte, che situazione, che caos avremmo avuto in città. Tantissima pioggia in poche ore estesa su tutta la provincia, che ha creato non pochi danni, sono 25 le strade che siamo stati costretti a chiudere per frane, caduta di alberi, eccetera. E stiamo lavorando e alcune le abbiamo già ripristinate, anche se a senso unico alternato, ma i danni sono stati ingenti.